siamo, Gesù. Grazie, Signore. Gloria a te, gloria a te. Santo, santo, sei Signore, tu sei degno di ogni lode, Re di gloria, Dio potente, lode e onore a te. Tu sei.
Signore, ringraziamo. Il Signore sia lodato. Mettetevi per favore ognuno ai vostri posti, desidero vedervi nella sala perché è giusta cosa davanti a Dio rispettare l'ordine che dobbiamo mantenere durante i nostri culti.
prima ancora di alzarci per leggere la parola di Dio, voglio ringraziare il Signore per avermi concesso, anche se in un tempo diverso di tutti quei tempi nei quali, seppure non sono mai mancate le prove della vita, ma per me è un tempo diverso questo. Ringrazio comunque il Signore che mi dà in ogni modo di servirlo ovunque Egli lo voglia. E lo ringrazio perché Dio, che ha donato a noi questo onore di cui mai abbiamo pensato di esserne degni, di poterlo servire, ci ricordiamo pure delle sue parole quando egli dice: chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Nessuno si reputa degno, e spero che questo non sia mai il pensiero di uno o di più persone dei presenti. Ma il merito lo abbiamo sempre accreditato al nostro Signore. Ripeto, seppure il mio cuore è in grande distretta in questo tempo, per molti pesi che Dio conosce, che porto in silenzio e con la dovuta dignità che deve mostrare ogni figlio e ogni figlia di Dio che veramente lo ama. Bene, lo ringrazio. Se vi ricordate, almeno credo più di 8 mesi fa, io vi predissi che il Signore aveva messo nel mio cuore che nel futuro, ripeto, 8 mesi fa dissi che nel futuro Dio mi avrebbe mandato in Svizzera e che lì Dio ci avesse benedetto potentemente. Chi ha buona memoria deve saper dare gloria a Dio. E Dio che matura i tempi, è scritto, e le stagioni, egli matura anche il giusto momento nel quale egli ci chiama a servirlo fra le nazioni. Perché mentre a volte molti dei figlioli di Dio, soprattutto nel nostro ministero e in quei ministeri che Dio riconosce perché sono ministeri che Dio ha dato ai suoi servi, non l'hanno conseguito in qualche istituto teologico o perché abbiano seguito dei corsi da seminaristi. No, fratelli, è stato il Signore ad affidare loro i ministeri come egli ha ordinato per amore di tutta la sua Chiesa. Gloria a Dio. Ed è proprio questo che voglio soprattutto mettere in risalto: l'opera del ministero. Come stavo dicendo, molti dei figli di Dio oggi vengono saziati
da una parola seppur espressa molto semplicemente, ma con un cuore che arde d'amore per il Signore, ma è una parola unta che arricchisce spiritualmente, che tocca i cuori e sazia le anime che veramente bisognose si presentano a Dio, ed è un momento che loro attendono, direi, con molta ansia. Qui non parliamo delle ansie o delle premure, che non hanno nulla a che vedere con le cose appartenenti alla parola e alla ragione del vero vivere in Cristo, ma di quelle che hanno un'ansia quasi scottante, irresistibile dentro di loro, e corrono per ascoltare la parola di Dio che essi hanno veramente ritenuta nel loro cuore, e non dicono mai: mi sono saziato. Non dicono mai: oramai ce n'ho fin troppo. Non dicono mai: ma che ci vado a fare, perché oramai già so quel che si dirà, di cosa si parlerà e in che maniera il pastore si esprimerà. Fratello, vedi che il Signore sta parlando con te. Se tu vuoi essere un parassita spirituale, allora è un affare tuo personale. Se vuoi restare inerme alle cose che sono grate a Dio, che veramente pongono davanti agli occhi nostri l'urgente bisogno di muoversi e di operare, mentre ancora Dio ce ne concede il tempo. Gloria al Signore. Sapete che l'ozio ha sempre fatto del danno nel mondo, nelle famiglie, nei singoli, perché diceva l'antico: è il padre dei vizi. Ma nel Signore non esiste un tempo nel quale uno possa dire: bene, per un certo tempo me ne sto a riposo perché ne ho bisogno, o anche i miei personali problemi, occupazioni, impegni, debbo un po' seguire l'andamento della mia famiglia in modo da non trascurare nulla di nulla, e se c'è o se rimarrà del tempo penserò pure, certuni dicono, alla Chiesa. Mi state ascoltando? Vedete, fratelli, che colui che vi parla stasera è colui che dal principio Dio ha mandato in questa città ed ha operato senza mai porre un termine. Si è parlato di un tempo oscuro, di un tempo nel quale abbiamo subito, come scritto nella parola, la tristezza, che è la tristezza di un cuore che ama. Ma noi non conosciamo tempi, non conosciamo stagioni, periodi, non conosciamo giorni nei quali abbiamo detto: ora Signore lasciami per un certo tempo per i fatti miei. Questo lo dico fino a stasera. E l'essere aggravati, afflitti, di afflizioni che se non si vivono nella vita non si possono capire.
o chi li ha vissuti solo in piccola parte lo comprenderà solo relativamente. Mi state seguendo? Non lo può, non si può, non si riesce a capire. Ma questo non significa che abbiamo tagliato mai i ponti con Dio, con l'opera di Dio, con i bisogni della famiglia di Dio. Perché anche come esausti per le molte afflizioni, vedete che questo è scritto anche nel libro dei Salmi, perché la Bibbia raramente io ve la vedo in mano, raramente vi vedo la Bibbia nelle vostre mani. Leggete che è scritto nel libro dei Salmi: Signore, sono esausto per le molte afflizioni. Leggete la Bibbia. Capite, fratelli? Chi può dirlo questo? Chi lo vive? Signore, sono esausto. Capite, quelli che conoscete la lingua italiana, che significa esausto? Per le molte afflizioni. Ma chi l'ha veramente amato in ogni tempo non ha smesso mai di arare, di arare, di arare. Perché Dio ci ha affidato un aratro. Questo aratro non è altro che il Vangelo della speranza di tutti i tempi. E noi questo Vangelo l'abbiamo sempre usato per arare quel terreno a volte tanto duro, pieno di spine, di rovi, di pietre pesanti, mi ascoltate? Di erbacce d'ogni genere. Ma il Signore che disse e che dice oggi, chi ha messo mani all'aratro e si volta indietro non sarà adatto per entrare nel regno di Dio. Non sarà adatto, non potrà in nessun modo aspettarsi che il Signore gli dica in quel giorno: bene hai fatto, o mio servo fedele e leale, entra ora nel riposo e nella gioia del tuo Signore. Gloria a Gesù. Se vi dico queste cose perché Dio fa le radiografie a tutti quelli che mentalmente pensano che il Signore non scopra ciò che passa dalla loro testolina, questa. Ma lo spirito di rivelazione, di discernimento, è uno dei doni che Dio ha voluto donarmi già da molti anni a oggi. E voi ne siete testimoni davanti a Dio. Gloria al Signore Gesù. Dio sia sempre lodato. Le parole ultime che la sorella Maria si è ricordato, ma il Signore gli ha detto: lo Spirito del Signore sarà sopra di te. Egli ungerà le tue labbra. Mi state ascoltando? Il tuo cuore sarà ripieno di gioia. Gloria a Dio. Chi mi ha suggerito queste cose? Chi può sapere ciò che può accadere da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro possono accadere mille cose, anche la sparizione della nostra esistenza. Ci credete? Ma vedete che il Signore quando parla, Lui si prende le sue responsabilità.
e alla fine deve dimostrare che ciò che esce dalla sua bocca Dio lo ha sempre mantenuto. Gloria al nome del Signore Gesù. Continuando, volevo appunto raccontarvi brevemente che il Signore ha maturato questo tempo. Certo, personalmente parlando, avrei voluto che il Signore lo maturasse in un altro tempo, quando, viaggiando fra le nazioni e servendo Dio, il mio cuore è stato in un certo qual modo molto più leggero davanti a Dio. E allora, anche in mezzo a tutte le circostanze che viviamo da una vita ad oggi, ho potuto, come dire, provare un senso di particolare gioia dentro di me. Ma ho imparato a ubbidire al Signore in qualunque momento Egli ci chiama ad eseguire la sua volontà. Ieri mattina mi sono alzato, vado a letto tardi, già alle 4 ero a terra, mi preparo, quando già ho cercato la faccia di Dio, prendo la mia auto, diciamo, la mia, che il Signore mi ha provveduto, perché anche se fosse stato il frutto di qualcosa che Dio avesse dato a me, ricordiamoci che tutto appartiene al Signore. Ma volevo dire un'altra cosa, che quest'auto i miei figli hanno solo cominciato a pagarla, cominciato, però non si sa, speriamo che rispettino i tempi, e noi dobbiamo pregare che il Signore li provveda, perché gli impegni si mantengono. Così parto da casa, vado direttamente a Roma Fiumicino e lì posteggio, dopo girare, insomma, vedere dove era questo parcheggio. Finalmente trovo questo parcheggio. Poso lì la macchina, aspetto la navetta, il bus che l'aeroporto mette a disposizione, che mi porta all'aerostazione, perché è distante questo parcheggio. Così, al momento dei controlli, le solite cose, fratelli, ho già preso, non so, non le conto più, avrò preso almeno 500-600 aerei, dico almeno, perché non le conto più. Allora, le solite cose, controlli, la giacca, guardare cinturino, tutta questa cosa, vabbè. Allora, esco. Tutto, dopo tutto a posto, mi riprendo la giacca, avevo due mazzette di chiave, uno per la valigetta, l'altro era quello della macchina, mi prendo queste cose, convinto che io mettessi, perché c'ho il gancetto portachiave, lo chiamano moschettoncino, moschettone, ma è piccolo, non deve tenere chissà quante chiavi del carcere di Secondia. Così, ero convinto che li avesse agganciate tutte e due. E sapete, la gente accalca lì, devi spostarti, perché ci si doveva presentare davanti ai carabinieri, lì messi quali agente di controllo per il passaporto. Vado lì, controllo, entro, quando mi trovo già dentro le sale dove poi alla fine si deve attendere, vado per fare così e non trovo più le chiavi. Non ho aspettato,
Questo me ne accorsi prima ancora, ora mi sto ricordando, prima ancora che ci chiamassero per imbarcarci sull'aereo. Poco prima mi accorsi che mi mancavano le chiavi. Fratelli, un momento di pensiero, disse, e ora che ne sarà? Sapete, nell'umano si pensano tante cose, no? Se qualcuno trova queste chiavi, si va a fare una passeggiata nei parcheggi. E allora ci verrà facile, uno, due e tre, e se ne va. Ma ero lì per entrare per l'imbarco e quindi si accede in un certo corridoio, poi si entra nei pullman che ti portano a destinazione dove c'è l'aereo. E in quel momento mi passarono questi pensieri, disse, vabbè, intanto io parto, poi si vedrà. La cosa l'ho messa nelle mani di Dio. Ebbe un momento di preoccupazione umana, ma soprattutto perché so che quest'auto Dio l'ha provveduta e sarà il frutto del sacrificio dei miei figli per un certo tempo. Vi immaginate? Ho detto, intanto io vado perché il Signore mi ha chiamato a servirlo, con questa piccola afflizione in aggiunta, diciamo. E così parto, l'aereo si mette in volo da Roma, Fiumicino, a Zurigo, in Svizzera. Grazie a Dio, tutto bene, il Signore ci ha accompagnato. La strada facendo con l'aereo, disse, ne voglio parlare con una delle hostess, e gli significo questo piccolo accaduto. Meno male che questa, siccome in molte città, in diverse città della Svizzera parlano soprattutto la lingua tedesca, e in altre città, in qualche cantone, anche la lingua francese. Ho detto, lei comprende la lingua italiana? Dice, ma poco poco. Ci disse, guarda che mi è successo questo e questo, mi è successo subito dopo effettuatomi il controllo, e quindi è caduta là, a quel posto. Subito questa hostess molto gentile, c'è un attimo che prima si andò a informare se c'era qualcuno che parlasse bene la lingua italiana, non c'era nessuno, era l'unica che diciamo si esprimeva, anche se poco, ma si faceva comprendere in lingua italiana. Poi ne parlò con il comandante in persona. Il comandante in persona gli disse, fatti dare il passaporto, che io telefono subito a Fiumicino, mentre ancora dobbiamo prendere il volo, e faccio presente di questo accaduto. Così il comandante telefona all'aeroporto, non so, ha precisato il caso di come è accaduto. E così arrivo lì, i fratelli Massimo col fratello Angelo e un nipote del fratello Massimo mi aspettavano in aeroporto. È stata un abbraccio di amore, e ringrazio Dio perché questo era il loro desiderio. E appunto questo desiderio soprattutto si è accresciuto nel loro cuore dal momento in cui io ne feci cenno pubblicamente, e quindi hanno pregato tutto questo tempo che il Signore mi mandasse in mezzo a loro. Grazie a Dio. Così siamo da Zurigo, siamo arrivati a Berna, che ci sono
almeno 130 chilometri di distanza dall'aeroporto di Zurigo alla città di Berna, che penso lo sapete, è la capitale della Svizzera. Arrivato lì ci salutiamo con la famigliola del fratello Tony, figlio del fratello Angelo, con i bambini che non credevano ai loro occhi che io fossi nella loro casa. E dicevano al nonno, fratello Angelo: nonno, ma è davvero che il pastore verrà a casa nostra? Ma dici vero? Sì, vero, te lo posso assicurare che il pastore Fiorino sarà qui a casa tua. È un bambino veramente prezioso. Gloria a Dio. Così mi sono messo in contatto. Prima del volo, mi sfuggono a volo, telefono direttamente all'Alfa Romeo, da sopra l'aereo, perché finché non chiudono le porte uno può comunicare. Quello mi dice: guardi, se lei ha perduto la chiave, non ne ha un'altra, deve fare una specifica richiesta in una delle concessionarie dell'Alfa Romeo e bisognerà aspettare almeno 4-5 giorni, perché sono chiavi codificate e non si possono avere subito. Ho detto: signore, come faccio? Di nuovo senza macchina mi devo ridurre. Stare lì, a parte quello che costa tenerla lì. Mi seguite, poi aggiungi altri 4-5 giorni senza macchina e il costo del parcheggio, che poveretti non si pagano poco, capite? Così quando arrivai, ebbene, non c'è niente da fare. Ma io ho detto: oggi qualcuno, no, a parte dice che oggi non si può fare nessuna richiesta perché è sabato, e se ne parlerà martedì mattina. Ma guardi che passano almeno 4-5 giorni per avere un'altra chiave. Così arrivato là, mi metto in contatto col fratello Antonio Filoni, gli do tutti i riferimenti della macchina, il mio nome e cognome, tutto, persino il numero della ricevuta del parcheggio, tutto. Ho detto: vedi un po' quello che puoi fare. Telefono allo zio, lo zio Franco, che è sempre a Roma, era dalle figlie, non c'era. E come bisogna fare? Telefonate lì nell'ufficio oggetti sperduti ed era chiuso. Allora a questo punto il fratello dice: facciamo più presto, se ci andiamo di persona, così andiamo a vedere. Così il fratello Antonio, il fratello Gianni e il fratello Giuseppe si sono messi in macchina, sono andati a Roma Fiumicino in cerca delle chiavi. Chiedi qua, chiedi là, alla fine sono andato a finire all'ufficio bagagli, quelli che tengono i bagagli in custodia, e chiedono lì di queste chiavi. Gli fanno tutto il resoconto minuzioso di quello che è accaduto. Finalmente cercano delle chiavi lì dentro. Vedi caso, vanno a prendere le mie chiavi. Gloria a Dio. A parte il fatto che voglio dare lode a Dio, come ho detto, anche nelle piccole cose, no? Che quando lasciai il fratello Antonio al telefono con tutti questi pensieri che avevo nella mente, che poteva accadere tutto, anche portarsi la macchina e non trovare niente, quando lo lasciai, istantaneamente ebbe una visione spirituale.
vide davanti a me le mie chiavi. Come dire, saranno trovate le chiavi, saranno trovate. E così fu detto ai fratelli che una delle dipendenti dell'aeroporto, non so se fu perché il comandante diede loro questa disposizione o chiese loro questa gentilezza, o che questa, stando lì in servizio, vide queste chiavi a terra, li prese e li portò direttamente lì all'ufficio bagagli e li affidò ai responsabili. Così verso la sera fratello Antonio prima manda il messaggio, poi li sentiamo, erano verso le 11 credo, dice: fratello, hai il messaggio? No, ci sei già, ho saputo tutto perché la mia famiglia era stata informata che le chiavi si erano trovate. Beh, io lo voglio lodare anche per questo, fratello. Io lo ringrazio, perché è scritto: non disprezzate il giorno delle piccole cose. E non sono piccole, fratelli, perché se non trovavo più la macchina si doveva lo stesso pagare, e poi ce ne volevo un'altra, vi lascio immaginare. Perciò non c'è da ringraziare il Signore, ringraziamo il Signore Gesù. Gloria a Dio, ringrazio Dio perché lo Spirito di Dio veramente è meraviglioso nelle sue opere. Ho detto: allora Signore, quella visione che ebbi era lo Spirito tuo, Signore. Bene, ieri è stato un giorno di lavoro al servizio del Signore, ebbi solo tempo di appartarmi nella stanza, che è una piccola casetta che hanno la famigliola del fratello Toni, e Dio li benedica perché mi hanno così onorato, dato che è piccola, non so, forse si sono andati a dormire in casa di un'altra famiglia e mi hanno ceduto la stanza da letto a me solo. Ma l'ho capito dopo io, quando mi resi conto che quella casetta è, come dire, una, due, tre. Ma ho detto ieri: ma figli miei, il Signore vi dia la ricompensa, perché il Signore disse: quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto direttamente a me. C'è stata una gioia immensa di ritrovarci insieme. Perciò stavo dicendo che il tempo che mi appartai a pregare, non vi nascondo, mi riposai qualche 20 minuti, perché Dio sa quanto dormiamo e quanto riposiamo, va bene. Così dopodiché il fratello Angelo dice: ora di pomeriggio dobbiamo fare alcune visite, sono qui per questo, per servire il Signore. Così abbiamo attuato ben 3 visite nel primo pomeriggio, perché l'incontro era alle 18:30, siamo stati in casa della sorella maggiore del fratello Angelo, una donna restia, ma il Signore mi ha dato una parola, fratelli, come un martello, sapete? Primo tempo cercava di interferire, di dire la sua, ma alla fine lei si dovette tacere e il Signore ha parlato anche al suo cuore, e spero che questo gli produca in cuor suo un sentimento nuovo riguardo il suo figliolo, perché la mamma del fratello Massimo, lo conoscete fratello Massimo della Svizzera, vi ricordate
con la sua moglie Daniela, quella grossa. Lei è stato qui ultimamente. Ed è la sua mamma, sorella del fratello Angelo. Dottor, speriamo che questo gli faccia maturare un nuovo sentimento, da non provocare certe scintille nel cuore della nuora, in particolare sorella Daniela, e nel cuore del suo figliolo. Così non abbiamo lasciato casa senza pregare, ogni volta ci davamo le manine. Ora preghiamo. Poi siamo andati in casa della sorella minore, che c'era anche il marito, di cui abbiamo fatto oggetto di preghiera a Dio per lui molto tempo fa, per una certa operazione che doveva subire. E ho sentito uno spirito sano in quella casa che Dio solo lo sa. Ho detto: qui il diavolo vuole farci sentire non interessati al caso, come quando il diavolo cerca di trasmetterti che nel cuore di quella gente c'è solo indifferenza, che la cosa non gli interessa. Allora si cercava di parlare di questo, di quello, di quell'altro, cose materiali. Allora ho detto: ho capito, il diavolo cerca di far perdere tempo, ma questo nell'arco di 2-3 minuti. Beh, li ho ascoltati i primi 2-3 minuti, poi ho detto: ora dovete ascoltare quello che io ho da dirvi da parte di Dio. Così e Dio ha unte le mie labbra, fratelli, che Dio solo sa com'è preziosa la parola di Dio quando esce dalla bocca del nostro Padre Celeste. Gloria a Dio. Vi posso dire questo, che in quella casa io ho sentita, dopo che il Signore aprì la mia bocca, ho sentita la presenza del Signore. Ho sentita la presenza del Signore. Così alla fine abbiamo fatto la stessa cosa. Lui: ma preghiamo. Ci ha acchiappato le mani. Questo di qua. Ma no, preghiamo. Abbiamo pregato e abbiamo lasciato la benedizione del Signore. Poi siamo andati alla terza famiglia. Fratello della moglie del fratello Tony, Nino. C'era lui, la moglie e il bambino. Lì, fratelli, non ve la ci immaginare. Lui ci salutò, poi uscì fuori. Peggio di peggio, fratelli. Ma guarda un po' come il diavolo crea certe atmosfere all'interno delle famiglie, per dire: ma perché cosa è venuto questo qua? A chi ce l'ha portato? Oppure non gli basta che ci salutiamo, ci scambiamo 4 parole e poi ci salutiamo. E vedevo: ma guardi, a me, come dire, lasci stare. Ma la cosa a me non interessa, ma che ci debbo? Una indifferenza, fratelli, incredibile. E non aveva rete. Si girava a destra, rincorreva il bambino, lo prendeva, se lo metteva sulle braccia, si girava verso la moglie. In poche parole, il diavolo avrebbe voluto che noi avremmo detto: ci siamo conosciuti, Dio vi benedica, arrivederci. Ma il Signore mi ci fece puntare gli occhi addosso. Ho detto: ascolta, perché il Signore parla direttamente al tuo cuore. Dopo tutta questa manifestazione di indifferenza, il Signore
Fratelli, che vi devo dire? Lo immortala. Alla fine lo immortala sul suo posto e ascoltò la parola di Dio fino alla fine. È Satana che odia l'ascolto della parola di Dio. È Satana che ad ogni costo allontana la gente da Dio perché ha paura che quella venga strappata dalle sue mani. Queste cose chi è spirituale li sa, perché sono di esperienza, fratelli, per me quarantennale a oggi. Le cose dello spirito bisogna viverle, e allora che tu puoi vedere nel regno invisibile. Perché purtroppo Pamela ha una sorella e una mamma che praticano la stregoneria, e anche questo giovane ha subito dei guai seri da parte di questa gente. La sua stessa famiglia gli ha fatto del male, al punto che questo giovane ultimamente, ci voleva poco e lo portavano al cimitero. A voi, voi fratelli, chi vive nello spirito queste cose li vede con gli occhi di Dio, li sente e li combatte. A voi ci scherzate con il regno dei demoni, fratelli, quelli non scherzano con nessuno. Questi qua avevano pensato persino di separare Pamela da Tony e di mettere fra loro inimicizia, mi capite, spirito di incomprensione e di allontanamento. Ma grazie a Dio per i loro genitori che credono in Gesù, fratello Angelo, sorella Paola, i fratelli che hanno insieme gridato al Signore, e tutta la Chiesa che si è unita alla preghiera di tutti quelli che amano i fratelli. Il Signore non ha permesso a questo spirito di separare fin oggi questa famigliola. Ringrazio Dio che alla fine questo giovane restò fermo senza più muoversi e ricevette la parola di Dio insieme alla sua moglie, che alla fine fu interessata da Dio e mi disse: pastore, io voglio parlare con lei, ma voglio parlare con lei a quattro occhi, mi ha detto. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Prima di pregare, papà prende il bambino e gli disse: vieni Davide, che il pastore ti vuole salutare. Quello comincia a piangere e a gridare, ma dopo la preghiera lo chiamai io a Davide, non più suo padre. Ci disse: Davide, vieni qua. Quello mi corse fra le braccia con un amore speciale, cominciato a baciarlo a terra. Fratelli, ho detto: ma sembra che sto bambino mi ha conosciuto da una vita oggi. Queste sono le cose che lo Spirito di Dio fa. Mi state ascoltando? Bene, Signore, abbiamo pregato in quella casa la stessa cosa, e di pomeriggio abbiamo avuto un culto meraviglioso. Sapete, la prima volta non mi aspettavo, seppure ne invitarono altri che non poterono venire, ma in questo primo incontro eravamo 22. Vogliamo dare gloria al Signore. Gloria a Dio, gloria al Signore. Dio sia lodato. I fratelli hanno affittato una casetta in periferia, in legno, una casetta in legno. E
Sara, sì, la conoscete, la fidanzata del fratello Gino che è qui presente. Ci sei? Da, qua sei. Che sapeva di questo incontro speciale che dovevamo tenere lì a Berna, ha desiderato venirci a trovare, dice: stavolta verrò con mia mamma. Diamo gloria al Signore. Gloria a Dio, alleluia al Signore. Vi dico solo che noi dopo tutte queste visite siamo arrivati là perché fratello Tone aveva capito un altro luogo. Loro già erano lì ad aspettare che qualcuno aprisse il locale dove si doveva tenere il culto speciale. La parola che il Signore ho raccontato delle testimonianze e la parola che Dio ci ha dato è stata una parola, fratello, è stato per me un momento che devo dire di relax, perché non lo devo dire, di relax spirituale. Abbiamo veramente gioito nella presenza del Signore. La parola di Dio ha toccato quei cuori in un modo del tutto personale, personale. Talché alla fine ho pregato sopra tutti, attraverso la potenza dello Spirito Santo, diversi cadevano come stecchiti, anche la mamma di Sara. La potenza di Dio. Ho cacciato le forze del male. Beh, stavolta anche Sara caduta lunga lunga nelle mani di sua madre. Vogliamo dare gloria al Signore. Si sono rallegrati, c'è stata una serata di gioia in mezzo ai fratelli. Erano grati a Dio per questa visita, per questo mandato, per questa parola, per queste benedizioni, per questa gioia che nell'afflizione Dio mi ha fatto trasmettere nel loro cuore. Vogliamo dare gloria a Dio, gloria a Dio. Beh, vi devo dire che già pensano ad un prossimo incontro comunque. Cioè, stavolta saremo molto di più. Beh, non sappiamo quello che il Signore pensa, io non lo so. Ma se Dio pensa qualcosa per quella nazione, Lui lo sa. Gloria a Dio. Ma vi dico che non mi sarei aspettato, ho detto saremo in famiglia, insomma, la famiglia questa, quella. Invece, quel localino, gloria al Signore, si rese armonico per la presenza di tutti quei preziosi figlioli di Dio, anime che hanno ricevuto la parola di Dio, compreso il fratello di Massimo, una montagna, Costantino. Alleluia. Beh, una parte sono compaesani del fratello Giuseppe. Vogliamo dire grazie. Vogliamo dire grazie a Gesù. Abbiamo loro lasciato delle Bibbie, Nuovi Testamenti, Evangeli di San Giovanni, opuscoli, è stato distribuito il giornalino, ho detto vedete quello che dovete fare, fate il passaparola, che ne dite fratelli? Se lo facessimo noi ogni giorno, io penso che il Signore anime ce ne farebbe pescare di più. Buono Gesù, fratello. Gloria al Signore. Poi abbiamo avuto delle testimonianze, fratello Angelo, poi Sara ha ringraziato Dio. La mamma è stata toccata in un modo potente, ha detto: pastore, mi ha fatto un immenso piacere conoscerla. Ho detto: vienici a trovare a Napoli, che sicuramente verrò. Gloria a Dio, gloria al Signore. Ha partecipato al culto dal principio alla fine. E queste sono veramente le consolazioni dello Spirito Santo.
Poi Massimo ha ringraziato il Signore, anche la moglie Daniela ha ringraziato il Signore con le lacrime agli occhi, ha detto: io ringrazio il Signore che mai, mi disse a me, mi sarei immaginato. E poi lo testimoniò di come il Signore ha trasformato la vita di mio marito. È un uomo completamente diverso. Vogliamo ringraziare il Signore. Ditegli grazie, grazie, grazie. Ditegli grazie. Ditegli grazie. Ditegli grazie stasera. Di come ha trasformato la vita di mio marito. Ha detto: ma io a Massimo al momento non lo conosco più. È veramente buono Gesù. Ringraziamo il Signore di quest'opera che ha fatto in questi giovani. Erano sofferenti di depressione, ansiosi, e il tormento che c'era dentro di loro era grande, ma il Signore ha fatto loro grazia. Beh, diciamo che il Signore sta fortificando anche Tony, ma dobbiamo pregare di più, perché il Signore pure a lui ieri sera ha visitato. Alleluia, alleluia. Così preghiamo anche per Pamela, sua moglie, che non lascio mai una casa se prima, fratelli, non me li rivedo a uno, perché capisco che c'è questo desiderio che il pastore si rivolga a certe persone personalmente. E Dio mi ha dato grazia di farlo stamattina, prima di lasciare quella casa. Dio sia lodato, fratello. Che ne dite di Gesù? Vediamo. Gloria al Signore Gesù. Bene. Ringraziamo Dio perché il tutto procede sempre dal suo amore. Avremo breve parole da ascoltare stasera, dopodiché torneremo a casa dando gloria a Dio. Non vi nascondo, fratelli, che essendo sempre all'impiedi, dormire poco e niente, da stamattina alle 4 alzato ero stanco, lo posso dire che ero stanco, fratello. Avevo pure un po' di, ma sono arrivato a casa mia alle 5 meno 13 minuti, alle 5:05 già eravamo nella casa del Signore. E stasera, in questo momento, mi sento ma come se non avessi, fratelli, fatto niente. Leggiamo la parola di Dio, ripeto, alcuni minuti. Dio sia sempre lodato. Nel Vangelo di San Luca, grazie a Dio, grazie al Signore. Leggeremo solo alcuni versi del capitolo 11, dal verso 37 al verso 40. Ripeto, San Luca, capitolo 11, dal verso 37 a 40. Vogliamo dire insieme a Lui, che adoriamo, il cui nome innalziamo, e stasera onoriamo,
in mezzo di noi esaltiamo, ed è il nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Beh, se non lo sapete, ovunque ora sto impartendo questa etica spirituale secondo la Sacra Scrittura, vedo che i fratelli in primo tempo parlano piano piano, non ci sei, ieri sera gli ho detto, voi forse non lo sapete, ma io sono un po' sordo. Allora hanno alzato la voce e sono state, no, ho detto in coro. È meraviglioso, è meraviglioso. Amen. Ora, mentre gli parlava, un certo fariseo lo invitò a pranzo in casa sua, ed egli entrò e si mise a tavola, e il fariseo, notando che non si era lavato prima del pranzo, si meravigliò. E il Signore gli disse: ora voi farisei pulite l'esterno della coppa, del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Vogliamo dire amen. Grazie della tua parola. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Solo alcuni minuti. Gloria al Signore Gesù. Ringraziamo Dio perché questa lezione la dovette imparare anche Samuele. Samuele, quando Dio gli ordinò di ungere uno dei figlioli di Isai di Betlemme. Quando egli fu a casa di questa famiglia, egli guardò tutti i figli di questo giudeo devoto al Signore, e guardando soprattutto i primi tre che poi furono arruolati nell'esercito di Saul, il primo alto, robusto, con le spalle larghe, disse: sarà lui, poi sarà lui, ma alla fine, quando lui disse lui, il Signore gli disse: non è nessuno di tutti messi insieme. E allora Samuele dice: ma non ne hai più figli, mi sono sbagliato. Ma per caso non è stato il Signore a comandarmi di ungere nella casa di costui uno dei suoi figlioli perché regna sopra Israele? Ma il padre rispose: sì, c'è l'ultimo si trova ai campi dietro al suo gregge di pecore. Ma Samuele disse: non ci metteremo a tavola se prima tu non lo manderai a chiamare. Così lo mandarono a chiamare, e Samuele, appena stavolta non erano i suoi occhi a guardare la parte esterna dell'uomo, ma erano gli occhi di Dio che penetra fino alla profondità dell'anima e del cuore dell'uomo. E quando Samuele vide Davide, il Signore gli disse: è costui che tu devi ungere come re sopra la mia casa. Gloria al Signore. In quel tempo ancora era un giovanotto, ma il Signore aveva pensato in cuor suo che Saul doveva essere destituito dal suo reame e Davide doveva prendere il suo posto. Non è scritto così di Giuda il traditore: la sua casa resterà deserta e un altro prenderà, occuperà il suo ufficio.
Mi state ascoltando? E Giuda venne a mancare dal numero dei dodici, e così il Signore mise nel cuore degli apostoli che un altro potesse sostituire Giuda, ma doveva essere un testimone oculare della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio! Alleluia, alleluia! E in quell'occasione fu scelto Mattia al posto di Giuda Iscariote. Dio sia ringraziato! Voi sapete che c'è stata sempre la legge della sostituzione. Alleluia al Signore! Voi sapete che Gesù disse, ho detto che sarò breve. Ieri sera ho dovuto dire ai fratelli, il culto è finito alle 11:15, alcuni di voi forse ve ne sareste andati a casa, vi sareste fatto pure un leggero sonnolino di qualche paio d'ore, ma è finita alle 11:15 il culto. Io veramente orologi in giro non ne avevo, quindi non sapevo nemmeno che ora fossero, ma ho detto ai fratelli, non vi preoccupate che non vi intratterrò fino a notte tarda, ve ne farò andare. Gloria al Signore, Dio sia ringraziato. È buono Gesù, fratello? La legge della sostituzione è una legge che ha ordinata il Signore in persona. Capite, fratelli? Non pensate che gli angeli che diedero ascolto a colui che era chiamato Lucifero ma divenne diavolo, chiamato il serpente antico e alla fine anche il dragone, pensate che il Signore non aveva già pensato alla sostituzione del numero mancante? Sì o no? Gloria al Signore, perché sono venuti a mancare migliaia di migliaia di migliaia di angeli creati da Dio perché fossero al suo servizio, perché restassero alla sua presenza e gli ubbidissero ad ogni suo comando. Ma questi disubbidirono, si ribellarono, Dio li tacciò fuori. Sapete quel numero chi l'andrà a sostituire in cielo? La Chiesa del Signore Gesù Cristo. Vogliamo dare gloria a Dio. Lodiamo il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia Signore. Dio sia ringraziato, alleluia. Non ci saranno posti vacanti in cielo. Ci credete, sì o no? Tutti i posti saranno occupati da anime scelte da Dio perché regnino con Cristo nei luoghi celesti. Alleluia Signore. Ma vogliamo ringraziare il Pastore. Alleluia. Non lui. Tu guardi all'esteriore della persona, ma io guardo nel cuore. Ma qui abbiamo letto che colui che guarda nel di dentro del cuore mica ignorerà l'esterno della persona. No, perché se dentro sei puro di cuore, fuori, parlo a livello femminile, non saresti mai una svergognata. Ora parlo dal punto di vista maschile, non sarai mai un disonesto, perché è scritto
che i puri di cuore vedranno Dio. Volete fare gloria al Signore? Alleluia. Alleluia. Dio sia ringraziato, Dio sia ringraziato. No, no, io sono un puro di cuore, io amo Dio, io servo Dio, io lo adoro, io lo servo di qua, lo servo di là. E poi viene disonorato col nostro comportamento, viene disonorato con i nostri atteggiamenti e col nostro linguaggio, viene disonorato col nostro operare e anche svestire. Non vestire, svestire. Capite, fratelli? Gloria al Signore. Colui che guarda l'interno guarda anche l'esterno. Beh, il Signore guardava in Davide e l'interno del suo cuore, ma anche il suo esterno, perché egli era un giovane che amava Dio, lo amava e lo adorava, lo lodava e lo ringraziava. Egli espletava tutto quello a cui il Padre lo sottometteva, lo sottoponeva con grazia, con amore ed umiltà. Capite? E lo Spirito di Dio gli esprimeva quello che era nel cuore di Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Lode al Signore. E il Signore disse: costui, ora prendi il corno che hai portato con te. Vedete che sulla testa di Saul, seppure scese lo Spirito del Signore, e la Bibbia dice che divenne un uomo diverso, fu un uomo cambiato per un certo tempo, ma per lui prese una boccetta d'olio, una boccettina d'olio, capite? Ma per Davide prese un corno pieno d'olio e glielo svuotò tutto in testa. Questa è l'unzione della pienezza dello Spirito Santo. Alleluia al Signore Gesù. Ma vogliamo ringraziare. Dio sia lodato. I farisei guardavano se uno mangiando, ti sei lavato le mani. Sì, e noi ovviamente curiamo la nostra igiene personale, per carità. Mica vogliamo mangiare con le mani sporche di fango o di terriccio o di altro materiale. Mi capite, fratelli? Ma neanche vogliamo essere sottigliosi al punto di dire: ti sei lavate le mani, come se la purezza del cuore dipendesse dal lavarsi le mani. Uno se le può lavare dalla mattina alla sera ed essere sporco dalla testa alla pianta dei piedi moralmente. Mi capite? Gloria al Signore. Non vi siete lavati le mani. Ma è giusto questo? Ma mi sembra decoroso. Gloria al Signore. Dio sia ringraziato. Ma Gesù, mi state ascoltando? Gesù, peli sulla lingua, non ne ha mai avuto, lo credete? No, non c'è nulla che passi inosservato dal Signore. Come dire, non ci fa niente, per questa volta lasciaci dire tutto quello che vuole. No! Se lo Spirito Santo è chiamato Spirito, ascolta sorella, se è chiamato Spirito di correzione e lui non correggesse, allora non è più spirito di correzione, è uno spirito tollerante o di tolleranza. Gloria al Signore. Alleluia. Ma voi, dice il Signore, pulite
solo l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno, cioè dentro di voi, siete pieni di malvagità e di rapina. A che serve tutto il resto? Il Signore vuole è l'uno e l'altro. Dobbiamo dire amen. E ho detto che sarò breve. Guarda che sono allegri, fratello Giuseppe. Guarda, stanno vedendo che chiudo la Bibbia. Vogliamo ringraziare. Alleluia. La santità di Dio deve splendere è dentro di noi e sopra di noi. Si deve vedere che apparteniamo a un Dio tre volte santo. Mi ascoltate? Sì o no? Un Dio santo non ti potrà mai vedere in luoghi di corruzione, di perversione. Un Dio santo non ti potrà mai vedere in una taverna laddove ti ubriachi. Un Dio santo non ti potrà mai vedere in un luogo di giochi d'azzardo dove vendi persino l'anima tua. Un Dio santo non ti potrà mai vedere dietro a molti vizi che insegui nel tuo cuore, nei tuoi pensieri e nella tua bocca. Un Dio santo non ti potrà mai vedere con la connellina. Corta al punto di tentare le tue carni agli occhi impuri e pieni di adulterio. Dico connellina, dico ogni parte del nostro corpo che è il tempio dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Signore. Dio sia ringraziato. Alleluia. E poi non parliamo di tutti gli acceleri di cui il mondo è pieno oggi, la rapina, la ruberia, l'assassinio, lo spaccio della droga, l'assumersi la droga, ma quante, l'omosessualità, l'affemminamento, fratelli, la sodomia di oggi. La Chiesa del Signore è una Chiesa che deve essere trovata santa, immacolata, irreprensibile e sotto sopra. Alleluia! Dio sia ringraziato! Chi va dietro la corsa dei cavalli, chi si imposta davanti al televisore perché il calcio è... Ma a me mi piace. Che non voglio perdere nemmeno una partita. Sì, il culto, va bene, la prossima volta ci vado. Stasera voglio stare in compagnia con i miei calciatori. E io vedo per lo Spirito Santo negli occhi di burattini, li vedo come burattini. Nelle mani del diavolo la gente che non conosce Dio è come dei burattini. Nelle mani del burattinaio. Grazie al Signore. Io ci sono cose che uno può anche può utilizzare, ma mai andare dietro agli idoli di questo presente secolo. Dico calcio, dico teatro, dico canzona. Canzonando, canzonieri, ah come mi piace, come canta, e il diavolo lì li fa
quasi quasi emozionare. C'è gente che piange pure, si emoziona quando cantano certune. Vedi, il mio cuore è stato toccato. Beh, anche in casa nostra mio fratello, quando era, non era convertito a Cristo Gesù, e lui stava dietro i suoi dischetti o i suoi nastri, io lo vedevo piangere alcune volte, talmente si commuoveva. Ma non era lo Spirito Santo, era lo spirito del mondo. Mi state ascoltando, fratello? Poi non parliamo di certe canzoni. Che mi viene solo la malinconia di quella che mai ho sperimentato in vita mia. Capite? Certuni si sentono trascinati, ma dove? Vogliamo dire grazie al Signore. Chi è dentro la parola, allora osserverà con amore ciò che dice la parola. Perché la parola è Cristo il Signore. Gloria a Dio. Lo ringraziamo. Vorrei toccare molti, molti tasti. Beh, alcuni già lo pensano. Dicono, speriamo che no, non dice quello di cui io sono ancora in gran sofferenza. Speriamo che non lo dica. Che io non lo dicessi, perché più lo dico più tormentato si senta quello stato d'animo che vorrebbe essere invece libero. Tu vuoi essere libero? Amen. Vuoi essere libera? Amen. Beh, avevo tanto tempo che non mi facevo ridere, ma ridere di gioia spirituale. Vedi che differenza che c'è tra questo ridere per Gesù e il sorrisino del diavolo. C'è la differenza tra paradiso e inferno. Vogliamo dire grazie al Signore. Grazie Signore. Bene, per stasera mettiamo che cosa? Una pausa. Vogliamo dirgli grazie. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo per la parola che ci hai donato. Certo, tu hai parlato ai nostri cuori. Tu hai vedute le nostre afflizioni. Tu hai vedute le nostre tentazioni. Tu hai vedute le nostre miserie, le nostre debolezze, ma stasera ci hai voluti fortificare, incoraggiare e confortare per mezzo della tua parola. E per questo ti diciamo grazie nel nome di Gesù. Benedetto in eterno! Applaudite il nome del Signore. Amen. Alleluia. Domani è la festa dei lavoratori. Dobbiamo mettere gli affissi murali con dei nomi. Domani è la festa dei lavoratori. Ascoltate, prima che ci alziamo, per favore. Domani è la festa dei lavoratori. Beh, allora quelli che avete così tanto lavorato durante l'anno in corso, domani vi riposerete, va bene? Vi riposerete almeno mezza giornata di seguito. Dopo vi alzate per pranzare e vi andate a ricoricare di nuovo.
Capite? È andata a ricorrecare di nuovo. Poi vi rialzate di nuovo. Già la tavola è imbandita. E vi rimettete davanti a me. Piace molto questo menù. A chi voglia di lavorare non ce n'ha. Capite? Bene. Domani restate nelle vostre case, fate le vostre cose, ma la prima cosa che vi raccomando, cercate il Signore, cercatelo personalmente, cercatelo in famiglia e il Signore si farà trovare. Mentre domani sera, dato che la quasi totalità dei fratelli presenti siamo tutti liberi, per favore non venitene 10 domani sera. Domani sera non ci sarà un culto, chissà, già cominciate a pensarlo domani sera quando ce ne andremo. Non vi prendete di paura. Domani sera ho promesso, per chi se lo ricorda, il filmato di un DVD che dura solo 45 minuti, così già lo sapete. Quindi ringraziamo il Signore insieme, come facciamo sempre quando vediamo i filmati. Vedremo questo filmato che riguarda la nostra opera di Palermo, un filmato che riguarda l'antico operare, pregare ed agire nell'opera di Dio. E vi ho detto che lì vedrete il vostro pastore che ha 24 anni. E come ho detto là, comunque ci vedete tutti stecchini, degli stecchini vestiti, ma sempre con l'umore e l'amore di servire il Signore. Così anche lì vedrete, perché mi vedrete in quasi tutto il filmato, con il pastore, con il vecchio gruppo dei giovani che fummo chiamati al ministero. Ci sarà pure, vedrete, una celebrazione di un matrimonio di fratelli che forse si sono sposati qualche certo. C'è un fratello che perdette la prima moglie e si sposò, perdette la seconda e si sposò, e la terza e si sposò di nuovo. Ma siccome la vedovanza nella Bibbia è onorata da Dio, se uno sposa uno nella fede, e lì vedrete un fratello piuttosto anziano che forse, se mi ricordo bene, era la terza volta che si sposò. Il pastore li ha sposati regolarmente e civilmente e cristianamente. E vedete già il pastore generale con la fascia di ministro di culto che li sposa. Vedete anche il pastore fratello Nino, che pure lui giovane, c'ha neanche 46 anni. Mi seguite? Bene, io vi aspetto domani sera mentre ci alziamo. I fratelli incaricati passano per l'offerta e noi canteremo un canto di lode al Signore Gesù. Marco, gioia. Alleluia, gloria Signore. 164 è un coro della pagina 344. E questo no, voi dipende, amore in mezzo amore.
lo sappiamo già a memoria. Cantiamolo insieme. Amore, immenso amore. Non è necessario che lo cercate perché già lo sappiamo tutti a memoria. Almeno la gran parte. Gloria al Signore Gesù. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. Hallelujah!
Grazie a Dio, grazie Signore. Prima di alzare le nostre mani davanti al Signore, volevo informarvi che qui nella città di Napoli, il 28-29 maggio ci saranno le elezioni amministrative. Lo sapete tutti? Sì. E in quest'anno c'è un fratello evangelico cristiano, che stavolta si porterà alle elezioni amministrative del comune di Napoli. Io occasionalmente feci conoscenza con questo fratello perché fui cercato nel cellulare, siccome delle sorelle, distribuendo opuscoli per la città, ne hanno consegnato uno a lui, e questo prende il numero di cellulare e mi chiama. Questo ricorre a qualche mese e mezzo, due mesi fa, e ho saputo da qualche altro fratello che non è di Napoli, è della provincia di Avellino. Mi ha telefonato l'altro ieri, e questo è un fratello, è un pastore ed ha la nostra visione dottrinale al 100 per 1000 come noi, però si trova in provincia di Avellino. Mi ha detto: fratello, io, questo si chiama fratello Luigi D'Avanzo, ce l'ho conosciuto qualche 5-6 anni fa, ti posso dire, mi ha detto a me, perché con questo fratello ci conosciamo da almeno di più di 20 anni, credo. Cioè, questo fratello per noi, per la nostra comunità, è stato una vera benedizione. Lui espleta il suo lavoro come funzionario alla regione Campana, e così, dato questi contatti, credo che molti dei fratelli evangelici l'avranno convinto che lui si portasse come consigliere comunale nella città di Napoli. Ciò non ci deve sorprendere, fratello. Io vi dissi l'altra volta che ne avessimo uno per ogni città, uomo onesto, che è veramente dedicato al bene. Ma io, fratelli, i voti ce li andrei a cercare alla punta della Sicilia, fratelli, perché questo sarebbe per noi un vanto ed una vera benedizione di Dio. E vi ho detto l'altra volta che Daniele era un uomo di Stato. Ricordatevi, un uomo di Stato a cosa è tenuto e nel come deve sapere amministrare, soprattutto la giustizia, come il bene e la pace. E ho detto ad alcuni fratelli: vogliamo provare questo? Perché io gli ho parlato già diverse volte. E lui si è, almeno con sincerità, disposto, ha detto: fratello, quello che io posso fare, perché è giusto non fare 100.000 promesse come questi, come li devo chiamare, chiacchieroni, che di chiacchiera ce n'hanno da vendere. Ha detto: fratello, che io sia eletto o meno non ha importanza, però tenete presente questo: quello che io posso fare per voi, mi sono in cuor mio disposto a farlo. Grazie. Ho mandato il fratello Claudio personalmente a mandargli una busta intestata a lui. Ha avuto modo il fratello di conoscerlo e mi ha detto l'altro giorno: cioè, mi ha fatto veramente una buona impressione, molto positiva. Io ho pregato per lui, fratello, e quando gli scrissi il primo email, ho detto: io spero che tu sia l'uomo che Dio abbia scelto per fare del bene alla nostra opera e anche al prossimo. Alleluia! Che ne dite, fratello? Vogliamo aiutare questo fratello, perché è un evangelico convertito al Signore da circa 40 anni, no? Non conosce la fede da ieri, e fa parte appunto della Chiesa Pentecostale, quindi che
ha sperimentato il battesimo nello Spirito Santo. Preghiamo, fratelli. Io ho già fiducia che quelli che siete di Napoli, perché gli altri purtroppo non lo potete votare, quelli che siete a Giugliano, a Melito, a Villaricca, no, solo quelli che avete la residenza a Napoli, ma fatene menzione alle vostre famiglie, ai vostri parenti, che non vi facciano promesse così per dire sì sì sì, no, debbono essere serie, effettive. Mi seguite, fratelli? Vogliamo pregare, perché la scrittura ci dice che cosa? Provate ogni cosa e ritenete il bene. Intanto ci hai invogliati a muoverci sotto certi aspetti, e già abbiamo presentato una prima domanda di volontariato. Noi non abbiamo mai pensato a queste cose. Il volontariato è appunto un nucleo di persone che si dedica al bene comune del prossimo, quindi del diseredato, dell'abbandonato, dell'afflitto, dell'infermo, del carcerato, di chi sta in ospedale, eccetera. Se questo viene riconosciuto, so che qualcuno ha pure ricevuto un contributo effettivo da parte della regione. Fratelli, sapete che noi, almeno io, di politica non ne capisco e non ne ho mai voluto capire. Li conosco comunque, li conosco per una sola ragione, ve l'ho detto, sempre per il fatto di cercare lavoro ai fratelli e di mettermi nella mischia perché nessuno patisse la disoccupazione. Ma a livello di politica io non ne capisco, ma vedi che la politica usata secondo la giustizia è quella che piace a Dio, perché con la politica giusta significa mettere ordine all'interno di una famiglia, di una collettività, di una città, capite? Far del bene al bisognoso, a chiunque si trova in difficoltà. Questa è la vera politica, se così la vogliamo chiamare, che bisogna usare per il bene comune. Piace a te. Ve l'ho detto perché io ne ho conosciuto uno solo in vita mia, anzi direi due. Aspetta, tre, l'ultimo è Dio l'ha usato per mio cognato, che Dio gli ha provveduto un lavoro. Ora mio cognato non c'è più e questo lavoro è passato a mia sorella, che può sostentare la sua famiglia. Ma uno in particolare Dio ce lo fece conoscere, e lui usava la politica non solo per pestare i piedi di quelli che danneggiavano l'intera società, col presupposto di comandare qua, di comandare là, insomma comandavano dappertutto. Ma il bene che fece questo uomo, fratelli, Dio solo lo sa. Sono stato in qualche incontro di tutti quelli a cui lui fece bene, parliamo di centinaia, fratelli, di centinaia, di gente senza lavoro a cui Dio per mezzo di lui gli diede un lavoro ad uno. Dove sono più questi uomini? Sono tutti, si dice al mio paese, mangia fa. Vogliamo provare questo, fratello? Io, sapete, no, non ve l'ho mai parlato, ma stavolta, dato che si tratta di un fratello evangelico convertito al Signore, per questo mi sono permesso di farne menzione. Va bene, poi per il resto ve ne occupate con gli amministratori prossimo mese, piacendo a Dio. Va bene, fratelli, alziamo le nostre mani davanti al Signore. Signore, noi ti ringraziamo della parola meravigliosa che abbiamo ricevuta stasera, ma anche della testimonianza diletta che abbiamo raccolto in Svizzera, laddove tu ti sei glorificato potentemente. Ti vogliamo dire grazie. No, vogliamo farlo in coro. Ti vogliamo dire grazie, Signore,
perché ancora stasera ti sei glorificato e onorato. Resta con noi mentre noi ti ringraziamo e ti preghiamo, Signore, soccorrici per la tua misericordia. E ti preghiamo per questo nostro fratello. Se questo è nel tuo cuore, nei tuoi pensieri, nella tua volontà, nel tuo piano, ti preghiamo, aiutalo, Signore. Benedicilo, Signore. Ungilo in questa città. Tu vedi quante difficoltà proviamo anche a livello evangelistico, che da una piazza ci trasportano in un'altra e dicono che lì non è possibile per le cose minime. E c'è un abuso di potere, è una grande ingiustizia. Usalo, Signore, per la tua gloria, in favore della tua opera, dei bisognosi, dei disoccupati, e di donarci grande libertà per l'Evangelo in questa nazione. Resta con noi, benedici i nostri cari in Svizzera, così in tutte le nazioni e nella nazione. Benedici il giorno di domani sera, perché so che tu ci benedirai in questa visione che avremo insieme, e benedirai i culti di martedì, giovedì e l'intero corso della settimana. Nel nome di Gesù ti presentiamo questo giovane colpito da questa rara malattia, Salvatore Rosato, collega del nostro fratello Giuseppe. La tua mano sia sopra di lui, salvalo e sanalo per la tua gloria. Resta con noi nel nome di Gesù. Daniele, ristabilisci! Oh Signore, rinvigorisci tutta la sua vita, il suo lato sinistro così debole. Rifortificalo, Signore, il collo sbloccalo, intervieni, la sua lingua sia quella dei dotti. E lo chiedo per grazia, per il resto della nostra e delle nostre famiglie, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.